È opinione diffusa che la fetta di pane cada sempre dalla parte della marmellata. E la questione, oltre ad essere una delle più famose leggi di Murphy, ha infastidito recentemente anche Antonio Banderas in un noto spot pubblicitario. Ma è davvero così o si tratta semplicemente dell'effetto del caso? Era il 1996 quando il premio Ig Nobel per la fisica veniva vinto da Robert Matthews per i suoi studi sulla dinamica della caduta della fetta di pane. L'analisi si basa sul fatto che la maggior parte degli incidenti di questo tipo avviene quando la fetta di pane marmellata è appoggiata sul tavolo e viene spinta inavvertitamente oltre il bordo. Quando il baricentro della fetta di pane supera il margine del tavolo di una lunghezza critica, il pezzo anteriore della fetta inizia la caduta prima di quello posteriore e la fetta inizia a ruotare su se stessa. Purtroppo la velocità rotazionale che acquisisce non è così elevata da permetterle di fare un giro completo e così la fetta atterra a marmellata in giù. Il caso questa volta non c'entra, ma è l'effetto delle forze fisiche in gioco che determina quanti giri può fare la fetta prima di toccare terra. Ovviamente, se esistesse un tavolo sufficientemente alto, la fetta potrebbe fare un giro completo e atterrare a marmellata in su. Ma l'altezza dei tavoli è legata alla statura degli esseri umani e secondo il fisico William Press l'altezza dell'uomo è limitata. Ci siamo evoluti come bipedi, con un corpo sviluppato in altezza e con la testa posta nel punto più alto. Per questa ragione siamo relativamente instabili e più soggetti a cadute che possono danneggiare punti vitali. La nostra altezza è intrinsecamente limitata, dato che la forza dei legami chimici all'interno delle nostre ossa deve poter contrastare gli effetti della gravità che ci spinge verso il basso. Forse non avremo a disposizione dei tavoli sopraelevati, però potremmo utilizzare delle fette di pane più piccole che cadendo possano acquisire una velocità di rotazione maggiore e atterrare dal verso giusto.